Cari amici, siamo qui con un nuovo amico di Roma, Emiliano, che sta subendo da parecchio tempo delle manipolazioni attraverso le armi ad energie dirette ad onde convogliate. Ovviamente questo ragazzo, subendo questi attacchi, queste manipolazioni, non riesce più a vivere una vita normale e in continuazione viene manipolato attraverso voci cerebrali e anche a una sorta di manipolazione affettiva, perché gli attacchi con le manipolazioni dirette all'interno del cervello portano a gravissime patologie fisiche e psicologiche. Lascio la parola a questo nostro amico Emiliano di Roma. Ciao, buonasera a tutti, io mi chiamo Emiliano e sono l'ennesima vittima di questa manipolazione psicologica da parte di sconosciuti che con un'apparecchiatura satellitare provano a manipolare le persone più sensibili. Praticamente io dal 2010-2011 ho subito un'ingiustizia carceraria trascorrendo 11 mesi per molestie subite da un ragazzo gay e da lì è nata questa mia agonia, avendo scoperto dei tizi che provano a manipolare da questo apparecchio le menti umane più sensibili, facendo credere, soggiogando la mente umana alle persone nei momenti di vulnerabilità, quando uno guarda le TV, quando uno è in bagno facendo i bisogni o addirittura quando stavo facendo sesso con altre donne. Per quanto non vuoi dare peso, influisce sulla mente, sulla psiche questa cosa. Ho cercato inizialmente di sorvolare, forse era frutto della mia immaginazione oppure stavo attraversando un periodo nero, magari un periodo di depressione. Io, mai stato malato di depressione, mai preso psicofarmaci tranquillanti in vita mia, ho avuto sempre una salute di ferro, pensando che questa cosa poteva accadere o provenire da me, da un malanno, da un malessere passeggero. Alla lunga sono andato a scoprire che queste persone esistono realmente, dotati di apparecchio provano ad inculcarti nella testa, estrapolando i tuoi stessi pensieri, provano nel contempo, al che estrapolano i tuoi pensieri, provano a manipolarli trasmettendoti dei stati d'animo dall'odio al rancore, alla rabbia contro persone inesistenti. Può essere il vicino di casa, può essere la persona che incontri per strada, la persona con cui lavori o i tuoi stessi genitori, i tuoi stessi familiari, con minacce varie, stalking sessuale da parte, voci maschili e femminili sentiti, ascoltati a me con le mie orecchie ripetutamente giorno e notte. Sono stato privato del sonno, chiamato continuamente per nome Emiliano, 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 mattina e sera. Sono stati ripetuti dei rumori, il rumore del mio letto, delle canzoni. Sul posto di lavoro sono un cuoco, una persona lucidissima, stralucidissima, sempre lucidissima. Scusate l'emozione, ogni tanto ne mangio qualcosa, ma è la prima volta che faccio un'intervista emozionata, dovete capire, anche perché non ne ho mai parlato con nessuno e con quelle poche persone con le quali mi sono sfogato non mi hanno creduto in parte, un po' mi sfottevano, un po' stavano col ghigno gongolando, magari non mi ero nominato apertamente, ma io ho letto: tu sei matto. Invece io non sono matto, è quello che dico da testimone diretto, da persona che ha vissuto sulla sua stessa pelle. Dico, consiglio un fatto analogo: vi succede di vivere una situazione simile alla mia, la prima cosa è di parlarne, di esternare le vostre sensazioni, le vostre emozioni alle persone di fiducia, più care a voi, persone che vi ascoltano, che vi credono, che danno importanza e rilievo a quello che dite, perché queste persone, questi manipolatori mentali, così io li ho descritti, li ho etichettati, loro vogliono isolare le persone più sensibili per testare le loro apparecchiature, puntano, ascoltano i discorsi, i miei, possono essere i tuoi, possono essere quelli del prossimo, di Tizio, Caio e Sempronio, prendendo le debolezze di una persona, riversandole addosso alla stessa persona a modo loro, immettendoci rabbia, odio, ripeto, e quello che posso dire: non lasciatevi manipolare o strumentalizzare da queste persone, perché portano alla rovina di massa. Parecchie persone su internet potrebbero ascoltare le mie testimonianze,
farsi il loro pensiero, la loro opinione. Non so come la prendo, perché non sono stato preso sul serio raccontandolo. È per questo che dico: non mollate, non vi isolate a nessuno, non vi rinchiudete in voi stessi, perché è proprio in quel momento vi vogliono chiudere in un angolo come un pugile indifeso. Emiliano, ti voglio chiedere una cosa. Ti attaccano anche a livello sessuale? A livello sessuale è proprio lì che è iniziato. A livello sessuale, quando mi facevo il bidec, ho vissuto questa, diciamo, questa disavventura carceraria, che ne sono uscito pulito, anzi sto aspettando un risarcimento anche sontuoso, nel senso che m'hanno riconosciuto innocente, e da lì hanno riconosciuto l'errore carcerario agli atti. Nemmeno è stato fatto il primo grado e il secondo processo, nemmeno si è arrivati al processo finale, e quindi da lì è stato mandato. Comunque è iniziato tutto in un carcere, quindi diciamo che secondo me questo apparecchio è situato in un carcere, nella base operativa di un carcere. Ma a livello lavorativo ti hanno creato danni? A livello lavorativo, sui posti di lavoro mi mettevano musiche varie, musiche mentre lavoravo. Ci sono state, per dire, sono un ragazzo giovane, ho 38 anni, facendo baldoria con degli amici, dei festini, sono capito, delle occasioni in cui ho fatto tardi, non dormendo, a parte che continuavo a chiamarmi tutta la notte anche di fronte ai miei amici. Ritornando al lavoro sentivo un sottofondo musicale, faccio il cuoco dentro un ristorante, quindi apro, chiudo l'acqua, metto sulle pentole, fornelli, cucino, preparo questo, quello e quell'altro, eccetera, eccetera. Questo sottofondo musicale, che fino a inculcarlo nella mia mente, sentendolo per ore e ore, per un turno di lavoro intero che dalle 8 di mattina alle 3 ricopre questo orario, cioè per 6-7 ore consecutive. Io le ritengo torture. Sono torture fisiche e psicologiche, proprio per manipolare la tua mente. Ma le conseguenze: sono pieno di prurito, ho la pelle rossata, come metto a dormire? Pensavo che erano le lenzuola di lana. Ecco, mi sono ritrovato a dormire dentro un letto con delle lenzuola di lana, pensando che era la lana stessa che mi portava questo tipo di prurito. Invece, gli incubi ti creano incubi durante la notte? Fortunatamente dormo tranquillamente, non prendo psicofarmaci, sono cosciente che sono delle persone, un gruppo, una squadra, non lo so come si possono definire o etichettare, un gruppo, una squadra, una compagnia di persone che tendono dei deviati mentali. Bravo. Di deviati mentali, di parapsicolabili che prendono, gli strappano le parole, i pensieri di bocca, volendo manipolare te e il prossimo, mettendo in subbuglio, creando odio, rancore di persona in persona, forse per testare, più che altro per testare e sperimentare questo tipo di apparecchiatura, che secondo me è un'apparecchiatura, cioè, più che un'apparecchiatura la ritengo un'arma impropria. Bravo. Un'arma impropria anche chimicamente, perché mi sveglio con escoriazioni, delle mattine mi sono svegliato stanco, mal di testa, mal di testa, gli occhi, mal di testa, gli occhi pesanti, arrossati, senso di vuoto, vertigini, nausea, a volte nausea, irritazione su tutto il corpo. Quando io mi metto a letto pensavo, dicevo, ecco, a prescindere dal tipo di tessuto su cui mi trovo, era lo stare fermo, immobile sul letto, che immetteva questo tipo di reazioni innaturali, detta mia innaturali, perché io non mi sono mai grattato per ore e ore. Io mi sdraio sul letto, se sto in movimento non capita a me questo, ma poi le nausee quando mi sveglio, cattivo umore no, perché sono una persona dalla mentalità, dalla psiche abbastanza forte, e quindi sentendo le loro voci non mi lascio strumentalizzare. Quello che ho capito, non lasciarsi manipolare da loro. Bravo, che hai detto una cosa. Loro sono un numero, una vittima delle loro ricerche. Questi soggetti, questi criminali tecnologici, adesso non so se hanno dei scienziati, ritengo che ci abbiano dei scienziati di tutto, dei psicologi, dei scienziati lì dietro a queste apparecchiature. Questo tipo di persone sono degli assassini informatici. Io li ho catalogati e etichettati come assassini informatici, perché portano le persone alla disperazione.
mirano forte, puntano sulle debolezze emotive delle persone. E se una persona, ascoltate, non ha debolezze del suo, cercano di trovarle, di inventarle, di disegnarle manipolando la mente umana. Adottano una sorta di psicologia inversa. Avendo studiato la mente di una persona, quindi capiscono se una persona è permalosa, è suscettibile, una persona ha pudore, ha un pudore al di sopra della norma, una persona è estremamente corretta, una persona è leale. Loro puntano forte sulle virtù di una persona per manipolare la persona stessa, rigirando le carte in tavola per immettere le persone. Non, guarda, a questo punto mi devi venire incontro perché non so più come definire. Dall'odio, al rancore, alla rabbia, cerco di mettere in tutto. Cioè, se io Bravo, lo sto fanno, lo parlando con te, mi fanno. fanno venire la tosse, chiamandomi per nome, minacciandomi, oh, Menamo, Emiliano, Emiliano, mi chiamano per nome, mi minacciano. Addirittura chiamano le persone che stanno vicino a me, o se guardo per lì, guardo la foto, dicono sta pensa a quella, sta pensa a quell'altra. Sì, lo fanno apposta, te Parlo, lo lo fanno. so che lo fanno apposta, ma siccome io ho riscontrato che le persone credono a quello che dicono, no, cioè non so più di chi fidarmi. Se tu credi a quello che dicono questi psicopatici, io che pesci devo via? Capito? Lo so, lo so. Purtroppo la manipolazione delle masse A me non mi porta. hanno manipolato, è questo il punto, che a me sono riusciti a manipolare, e questo a loro brucia, è che non riuscito a manipolare a me. Si sono spostati sul mio contorno ambientale, sulle persone che vivono intorno a me. Non hanno potuto colpirmi direttamente perché hanno capito che sono una persona abbastanza forte d'animo e mentalmente. Non mi lascio raggirare, inciuciare o impapocchiare facilmente. Quindi, non potendo colpire direttamente a me, si sono spostati sul mio contorno sociale, sul mio contesto umano, non tanto sul mio padre e mia madre, ma sulle persone che abitano intorno a me, con le quali neanche socializzo. Poi così tanto, ecco loro dove hanno trovato la chiave d'accesso. Dove abito? Non ho questa confidenza con tutto il mio contesto sociale, con i miei vicini, con questo, con quello e con quell'altro, non potendo colpire direttamente a me. Hanno spostato le attenzioni sul mio vicinato. Eh E sì, lo questo fanno. è uno dei tanti giochi, delle tante strategie che loro adottano. Eh sì. Strategia militare, no? Non so neanche come la devo. Come la devo In chiamare? questo momento ci staranno pure ascoltando, No, eh. mi stanno chiamando. Allora ci ascoltano. Mi ascoltano in continuazione 24 ore al giorno. Non è quello che dico, parlate. Allora, anche se captate che la gente gongola, vi fa il sorrisetto sotto ai baffi, porta una maschera, non vi crede, lo vedete, è palese la cosa, non vi credono. Continuate a parlarne, a testimoniare e a denunciare l'accaduto. Che loro vogliono isolare le persone, rendendole, portandole, rendendole dei vegetali, portandole, spingendole a uno stato umano indecente. Bravo. Indecente. Creano l'isolamento Sono della io persona, quello così la possono che manipolare meglio. parlo, mi avvicino alle persone. Loro parlo con la mia compagna, ma quante volte sta pensa a lei, sta pensa a me, sta pensa a quella, sta pensa a quell'altra. Cioè, è questo. Queste sono le loro tecniche, le strategie che adottano. Avendo capito che con me sul 90% del fronte hanno fatto fiasco, non potendosi più attaccare a me direttamente, hanno iniziato a manipolare il mio contesto sociale, il mio contesto sociale, dove vivo, il mio vicinato, i miei amici, i miei conoscenti. Questo è quello che hanno fatto. L'unica cosa che io, per coscienza, non lo so, per intuizione, per istinto, per coscienza, ne continuo a parlare, a testimoniare e a cercare la verità. La verità o una strada per portarli dalla parte di qua. La parte di qua del Tevere da barriera. Cari amici, avete sentito com'era emozionato Emiliano da Roma, che viene manipolato e attaccato con le armi ad energie dirette e viene sottoposto a lavaggi del cervello e torture di continuo?
e ha voluto a forza fare una testimonianza per far capire alle altre vittime del controllo neurale, per far capire alle altre persone che vengono manipolate con questi sistemi, con queste armi, di testimoniare sulla mia radio web Emiliano Babilonia Spreaker. Un saluto a tutti, amici di Emiliano Babilonia.